È stato battuto palmo per palmo il quartiere Provvidenza, è scattato nelle prime ore del mattino in centro storico un piano serrato di controllo del territorio, interforze, polizia, carabinieri, con la collaborazione del CAN antidroga Ulisse, la Guardia di Finanza e i vigili urbani, collaborati dai reparti mobili di Palermo, della Polizia di Stato, hanno dato vita a controlli e perquisizioni. 100 le persone controllate in tutte, alcune delle quali 50 stranieri e 41 con precedenti penali. È stato trovata della marijuana e dell'hashish. Alcuni anfratti in un locale disabitato, il cane dei cinofili di Palermo, Villa Grazia, ha rinvenuto della sostanza stupefacente, marijuana, una cinquantina di grammi, un sacchetto. E poi in un altro locale, in un muretto a secco, è stata rinvenuta dell'hashish già suddiviso in dose. La Polizia di Stato ha invece segnalato due persone per furto di energia elettrica. Gli uomini delle volanti hanno provveduto a staccare il contatore della luce, del quale usufruivano i soggetti denunciati abusivamente. Stiamo continuando, c'è una determinazione del prefetto che ha sentito l'istanza del sindaco e le forze dell'ordine. Stiamo continuando, un controllo è già stato fatto la settimana scorsa, adesso stiamo procedendo poco prima di Natale. Riteniamo col nostro impegno di dare un grande segnale di sicurezza alla cittadinanza. Il nostro impegno sarà costante, già oggi ad esempio abbiamo individuato un'abitazione dove c'erano degli stranieri non titolari di contratto, la Polizia Locale e la Guardia di Finanza provvederà ai controlli di loro competenza, chiaramente chi affitta in nero o senza rispettare la normativa cadrà nelle sanzioni che la legge prevede. All'interno di uno scantinato la polizia municipale ha trovato anche un cane pitbull rinchiuso al buio ed è stato portato, accompagnato al canile municipale in attesa di scoprire il nome dei proprietari. Il controllo del territorio nasce da una direttiva del prefetto Maria Teresa Cucinotta in sede di Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza. Controlli che saranno ripetuti periodicamente, come ha precisato il sindaco Giovanni Ruvolo, per cercare di far sì che i cittadini si sentano più sicuri e protetti. Ma io sono qui prima di tutto per ringraziare le forze dell'ordine, Sua Eccellenza il prefetto, che hanno saputo raccogliere la necessità di questo quartiere di aver garantita la sicurezza. Questo appartiene a tutta una serie di interventi che già da mesi riguardano il centro storico. E aver focalizzato l'attenzione sul quartiere Provvidenza è un segnale anche per i residenti, per rendere questo quartiere un quartiere normale.